Salve a tutti patatini e patatine, benvenuti al Web Show, il primo show dove sbuzziamo le web del time. La nostra ospite è la una è la mia preferita, poi ve lo dico perché. Comunque è la creator più amata da tutti quanti, soprattutto dai più piccoli. Milioni e miliardi di like e visualizzazioni, potete solo immaginare. Libri, diari, accessori, portachiavi, portafogli, comunque porta tutto. Ma tu l'hai visto? No, tu l'hai visto? No, chi l'ha visto? Boh, diamo la benvenuta a Charlotte. Boh! Ciao, come stai? Tutto bene? La posso dire, mi sembra proprio la principessa Sirena, veramente. Comunque, se ci fate caso tutti i miei ospiti, le principesse Sirene, come sei bella, che dici di bello, tutto bene? Sì, sì. Senti, iniziamo subito, io sono curioso. Ieri ho visto un po' i tuoi Instagram, perché ti chiami Charlotte M29? Allora, Charlotte M, esatto. E 29, sono nata il 29 gennaio. Ah, perciò! Sì, e questo è? Sì. E dove sei nata? A Firenze. E quando sei nata? 29 gennaio 2008. E da chi sei nata? Dei miei genitori. Ah, veramente, non l'avevo mai immaginato, veramente. Incredibile. Senti, comunque qua vedo questo coso. Che cosa è? Un diario? Sì. Io leggo Charlotte M. Sì. Sicuramente me lo compro, veramente. Come fai a non comprarti un diario dove sta scritto Charlotte M? Cioè, incredibile. Senti, in collaborazione con gli adesivi. Li voglio. Va bene, comunque te lo metto qua, va bene, veramente. Ma devo chiamarti proprio Charlotte M o qualche altro nome? Come vuoi. Charlotte M, mi piace. Sì, anche perché lo stesso ti chiamavo Charlotte M. Senti, tu sei così giovane, così talentuosa, dimmi un po' di te, ya. Cosa fai nella vita, che ne so? La mia vita? Vero? Pure io lo faccio. Sì, davvero. Sì, wow. Te lo giuro, bello proprio. E che fai nella vita? Studi, lavoro? Sì, studio, vado studi, a scuola. Che studi? Tutto quello che c'è a scuola. Sì. Tutto. Sicuro? Non salti un baragro. No, no, niente. Zero. Veramente tutto cose che ti chiedono. Auguri, bevi, sì. Dopo ti indebo, mi raccomando. Sì. Allora, vedi a fianco a me se questa bella ruota uscirà qualche gioco, in base a che gioco che è, se ti faccio le domande, molto semplici. Vabbè. Ma sai la formula magica? No. E te la dico io. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la ruota e ti sei una carota. E sono una patata, abbiamo fatto l'ortofrutto. Che cosa è il sito? Che cosa è? Non vedo, potato buzzer. Bello, mi piace, dove stai? Che cosa è? Allora, potato buzzer è tipo un hai mai. Okay. Quindi io ti faccio la domanda e tu, boom, là sopra, non sul tavolo, si rompe. Ok. E poi rispondi. È molto semplice. E se non c'è la domanda? No, deve rispondere lo stesso. Ah, ok. Ecco, mi viene la domanda, quello è semplice. Sì. Allora, hai mai copiato a scuola? Piano che si rompe. Sì. Sì. Sì? Sì. E che hai copiato? Matematica, sicuro? Sì, matematica. Infatti, no, chi è che non copia matematica? Voi l'ha copiato matematica? Sì, ovvio. Cioè, scusi, chi è che non copia matematica? È solo matematica, qualche altra materia, che ne so. Ma se capita sì, qualche altra materia. Sentite la mamma, dov'è la mamma? Va bene, hai mai visto un fenicottero dal vivo? Anche perché nei tuoi diari ci sono fenicottero, ho visto, guarda qua. Sì. E che colore sono? Rosa? Rosa, penso, sì, sono rosa. Sì. Sono belli, sono alti. Bellissimo. E che qual è il verso dei fenicotteri? No, ho sbagliato, ospite, aspettate, dei fenicottero. Il verso. È bella domanda. Sì. Ecco. Sì. La prossima? No, no, voglio questa. No, questa. Come fa il fenicottero? No, veramente, come fa il fenicottero? Come fa il fenicottero? Non lo so, qualcuno lo sa. No, va bene, avanti. Hai mai pianto per paura? Sì. L'ospite di l'altra volta rispondeva sempre no. Questo risponde sempre sì, è incredibile. Sì, perché che è successo? Se lo puoi dire. Sempre. Va bene, non piangere sempre. Perché è finita, no, ma sorridere perché è successo. No. Andiamo avanti. Hai mai barato in un gioco? Sì. E che gioco?
Uno, carte. Tutte... Senti, amici di Charlotte, ha barato. Va bene. E perché che fai? Ti prendevi le carte? Sì. Andavano in bagno, io prendevo le carte. Ma quanto come imbrogli questo, incredibile. Hai mai sognato di diventare un'altra persona? Perché stavi dando il cazzo? Perché stavi dando il cazzo? Perché ci ho ripensato. Sempre mi devi rispondere. No. No. No, cioè no, non ho mai sognato un'altra persona. Però devi prendere sempre. No. Va bene, perché persona, una famosa, una che ne so, una così, una normale. Non ho sognato. Non vuoi rispondere? No, non ho proprio sognato una persona. Ah, hai detto no. Ah. Non l'avevo capito, scusa. Okay. Hai mai visto un fantasma? Ma perché non prendi? Prendi sei! Più o meno, sì. Cioè, rumori strani, sì. Quindi... È fantasma? No, io tengo paura, non ne parliamo più, andiamo a fare. Sì. No. Hai mai mangiato il sushi? Cibo preferito in assoluto. A me non piace. Cioè, in realtà non l'ho mai mangiato. Tu hai mai mangiato la pizza? Sì. E quale pizza hai mangiato? Quelle del nord? La margherita. La margherita, quella del nord e la margherita. E che è? Quella del nord, quella ti devi venire qui a mangiare quella di Napoli. A Napoli. Non ci sei mai venuta a Napoli? Sì, ci sono venuta a Napoli. Ti era piaciuta la pizza? Sì, buonissima. Mi avete proprio convinto, buonissima. Immagino lei mi ha mangiato. No, fantastica. I sushi. Vabbè. Hai mai tradito? No. No? No. Sicuro? Ma sei fidanzata? No. Mi voglio fare fatica. Per ora, no. Sicura? Non è l'hai mai, sono passate queste cose. No, non lo sa, manco lei, vabbè, andiamo avanti. Non lo sa. Hai mai pensato di prenderti una pausa dai social? Devo sempre premere. Sempre? Okay. No. 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 Cambiamo zona, forse meglio. La vuoi girare tu o la giro io? Girate io. Va bene. Non ti vuoi proprio scomodare? Sta girando ancora. Che è il sito? Estrai la patata. Li vedi questi fogliettini qua vicino a te? Ci sono quattro tipi di patate diverse: bollente, lessa, fritta e dolce. Non toccare. Non toccare ancora. In base a quello che peschi, io ti faccio una domanda. Non mi imbrogliare, con me non ti imbrogliare. Questa come le carte è uno. Pesco, ma vuoi pescare? Questo sempre. Sì, dove ti sei imbrogli. Questa. Ok, sì. Fammi vedere, gira! Dolce. Sicuro? Va bene. Una domanda dolce. Che cosa sogni di diventare da grande? Rispondo io. No, rispondo io. Continuare con questo percorso. Quindi sempre sui social. Sì. Vuoi fare la influencer? Sì. Va bene, basta che sei contenta. Sì. Ti vedo convinta nel tuo percorso. Di si ama. Pesco un'altra patata, quella la vuoi posare se non ti piace. Okay. Che si te lo imbrogliare? Volete? Ti piace il costume? Guarda, ce l'ho messo io. Sì, è bellissimo. È proprio convinta questa ragazza, è incredibile. Va bene, quindi bollente. Hai mai fatto qualcosa per hype sui social? No. Sicura? Sì. Io ti controllo. Sicura? Sì. Vabbè, ti va avanti, questa è un'altra patata. Va bene. Sicura? Sì. Patata lessa. Ti piace la patata lessa? Sì. A me no. Allora, quali cantanti non possono mancare mai nella tua playlist? Maneskin, ascolto tutto, cioè quindi Maneskin, E poi ascolto tutto. Patate fritte. Bello, vado come mi piacciono. Hai mai avuto il coraggio di dichiararti a crush? A crush? Sì. Sicuro? Sì. E che hai detto? Che gli hai detto? Che mi piace. Sei tipo tu sei andato là vicino, cioè mi piace, no? No. Va bene, pesco un'altra patata. Incredibile, questo non li dico con nessuno. Patata lessa. Allora, vediamo un po'. Come è nato il saluto? Hola Flamingo, ciao Fenicotteri. Allora. Ce lo puoi fare in live? Hola Flamingo, ciao Fenicotteri. Bentornati in questo nuovo video. Qua chi è Charlotte? Bene, questo lo devi fare. Allora, nel prossimo video lo devi fare. Lo faccio, Charlotte. Io mi devo andare a vedere questo video e me lo devo salvare. Me lo vedo la notte. Va bene, Charlotte.
Io sono salotto, cioè, come dici, sono salotto M. Sì, salotto è brutto, cioè, non no, ma di me. È più bello. Salotto M, capito? M. C'è okay. Sentimento nella proprio M. Ok, vai. Mm. Cambiamo gioco. Che curiosità è uscito questo, guarda proprio il caso. Incredibile. Qual è bene e quale falsa? Devo scegliere. E volare. Sei pronta? Allora io ti dico una domanda e tu mi dici vero o falso. Mi raccomando, mettersi un po' di passione. Alice De Bortoli ha un cane, un piccolo barboncino blu. No, mi sembra depresso, aspetta, devo cambiare intonazione. Alice De Bortoli ha un cane, un piccolo barboncino bolognese di nome Lola, che è come se fosse una sorellina. Vero o falso? Vero. Bravo. È intelligente la ragazza, andiamo avanti. Vincenzo Tedesco si è diplomato al liceo scientifico, anche se ha sempre preferito il trucco alle tabelline. Vero o falso? Vero. Quale fa 2 per 2? 4. E 7 per 7? Aiuto! L'abbiamo scoperto! Ti applaudo che sono di matematica, non dalle tabelline. Non me lo ricordo. 49. Bravo! Mamma mia, sì, sì, le storie, passi il tempo, passi le ore. Va bene, comunque è bene, bravo, sei troppo forte. Questo mi piace, sembra Alice De Bortoli, perché è difficile. Ha partecipato come attrice a 2 videoclip musicali, uno di Matteo Marcus Doc e uno di Thomas Di Amici, vero o falso? Falso? Ha sbagliato! No, l'ultimo! Mi dispiace. Era vero? È vero. Allora ti devo dire i risultati, sei pronta? Sì. Allora, ora ti dico se Bales o no Bales. Ti guardi, salotto. Se Bales o no Bales. Okay. Allora, per me. Per me Bales, sì? Va bene? Va bene. Ti compro, ti stavo dicendo di comprare la bella cosa. Ma ti faccio un regalino solo per te, va bene? Vieni, te ne do 2. 2 patate d'oro. Ti piacciono? Bellissimo. Questo non te la metti su comò e uno nel bagno, non lo so, vedi tu. Wow. Tieni, mi raccomando, fanne buon uso. Bellissime. Tieni, vuoi 2? Sì, sì. Una a te e una alla M, capito? Alla una salotto e una alla M. Okay. Va bene, salotto, grazie per essere stata grazie qui. Grazie per l'attenzione a tutti quanti. Noi ci rivediamo e se non ci vediamo, accendiamo la luce. Arrivederci. Ciao, salotto. Ciao, ciao. Salotto.